Questo che ho in mano è il decimo rapporto di sostenibilità di Novamont, che quest'anno ha una particolarità, ossia include le società controllate al 100% da Novamont, Mater Biopolymer e Mater Biotech. All'interno di questo documento, che è scaricabile sia in lingua italiana che in lingua inglese dal sito di Novamont, quindi è possibile reperire una serie di dati, informazioni di natura ambientale, economica e sociale. Anche quest'anno abbiamo mantenuto la struttura degli SDGs, ricordiamo, gli SDGs sono un framework internazionale di sviluppo sostenibile per le aziende e i governi.